Ciao e benvenuti in questa classe di yoga che potete tranquillamente fare restando a letto al mattino. Iniziamo seduti in una posizione comoda. Possiamo anche sederci sul nostro cuscino se preferiamo. Cerchiamo di distendere la colonna verso l'alto. Appoggiamo una mano al centro del petto e l'altra sul nostro addome. Portiamo l'attenzione al nostro respiro. Percepiamo l'aria entrare dalle nostre narici, scorrere lungo la gola, riempire i polmoni. Sentiamo la nostra cassa toracica espandersi contro la nostra mano e l'aria scendere giù fin sotto il nostro ombelico. L'addome si allarga, preme contro la nostra mano. E nell'espiro la stessa forza in senso opposto permette al flusso di aria di uscire. L'ombelico si avvicina alla colonna, l'aria risale verso l'alto ed esce più calda dalle nostre narici. Qualsiasi altro pensiero si affacci nella nostra mente, lasciamolo andare. All'espiro successivo. È bene cominciare la giornata con un po' di pranayama, di respirazione, per equilibrare prana e apana, l'energia ascendente e l'energia discendente, e portare equilibrio nel nostro corpo, permettere alla nostra fonte di energia di restare nel nostro corpo e di non disperdersi. Appoggiamo nuovamente le mani alle ginocchia e lasciamo cadere l'orecchio destro verso la spalla, allungando tutto il lato sinistro del collo. Inspiro, torniamo al centro ed espirando, l'orecchio sinistro scivola verso la spalla. Inspiro, torno al centro. E di nuovo, espiro, scendo con l'orecchio destro, inspiro al centro, espiro, cambio. Lasciamo fluire l'energia e il respiro nel nostro collo, ancora una volta a destra. E da qui scivoliamo con il mento verso lo sterno e ci risolleviamo verso sinistra. E da qui torniamo da sinistra verso destra. Disegniamo questi piccoli semicerchi, queste piccole mezze lune. E nell'espiro il mento si avvicina allo sterno, nell'inspiro mi sollevo. Andiamo a creare spazio nel nostro collo, nella parte alta della nostra colonna. Da qui ci fermiamo al centro e distendiamo le braccia parallele fra di loro in avanti, con i palmi rivolti verso la parete di fronte a noi. Apriamo bene le dita, forti le braccia. Nell'inspiro apriamo e creiamo calore ed energia nel palmo ed espirando flettiamo le mani e portiamo le dita verso il basso. Dobbiamo sentire energia, un po' di forza negli avambracci, nei polsi. Cerchiamo di distendere il più possibile ed aprire le dita delle mani. Andiamo a muovere qualsiasi ristagno energetico nelle nostre estremità. E da qui mi fermo al centro, inspirando apro le mani verso l'esterno ed espirando le richiudo facendo incontrare i polpastrelli dei pollici fra loro. E di nuovo inspiro, ruoto verso l'esterno, cerco di portare il mignolo più giù che posso ed espiro, avvicino i pollici fra di loro, forte gli avambracci. Da qui rivolgo i palmi verso l'alto e li apro verso l'esterno. Nell'espiro li riporto frontali. Quindi di nuovo inspiro, apro bene le dita verso l'esterno ed espirando richiudo le mani facendo un angolo di 90 gradi con il polso, cercando di avvicinare le dita fra di loro. E da qui ancora una volta palmi verso l'alto e porto le mani sopra le spalle, che spingo bene in basso, lontane dalle orecchie.
E da qui inspiro di nuovo distendo le braccia davanti a me, palmi verso l'alto, e espiro, tocco le spalle. Apro i gomiti verso l'esterno, le scapole indietro, e espirando mi chiudo, mento allo sterno, avvicino i gomiti. Nell'espiro mi apro, sguardo verso il cielo e spingo i gomiti verso l'esterno e verso il basso. E continuo al ritmo del mio respiro, un respiro profondo, morbido e fluido, che guida il movimento. Inspiro, avvicino le scapole fra di loro, spalle basse, ed espiro di nuovo, mi chiudo. Da qui vado a roteare, disegno dei piccoli cerchi che si allargano sempre di più con i miei gomiti. Quindi nell'inspiro li sollevo verso l'alto e li apro all'esterno e nell'espiro li spingo in basso, li avvicino, mento allo sterno. La mia testa segue il movimento. Ogni volta cerco di allargare sempre di più il movimento, di aumentare il mio spazio. Da qui riporto le mani alle ginocchia, mi fermo al centro, in un inspiro mi allungo in avanti con la schiena, apro bene il petto e la gola ed espirando curvo la schiena, ombelico alla colonna, mento allo sterno. E di nuovo cerco di sciogliere tutta la mia colonna. Nell'espiro le scapole si allontanano, il mento si avvicina al petto e nell'inspiro mi distendo in avanti, apro bene il cuore, il torace e le scapole si avvicinano dietro la schiena. Anche qui, mano a mano, il movimento è sempre più ampio. Mi fermo al centro e vado a muovere tutta la parte alta del mio corpo con gli ischi ben piantati sul letto, non muovo i glutei. Il movimento parte dal bacino e muovo anche le spalle, il collo, movimenti istintivi, tre da un lato e tre dall'altro. Cerco di seguire il mio corpo, muovere tutta l'energia che dalla base della mia colonna risale verso l'alto. E da qui mi fermo al centro. Inspiro, sollevo il braccio sinistro sopra la testa. Espirando, scendo con l'avambraccio destro a terra, oppure posso appoggiare un cuscino o una coperta a sostegno sotto. Faccio attenzione a cercare di spingere le scapole indietro, vicine fra di loro, non chiudo il petto, distendo bene il braccio sinistro oltre la linea della testa. Da qui porto la mano dietro la nuca, inspiro, guardo verso l'alto ed espiro, cerco di avvicinare il gomito al ginocchio opposto. Inspiro, mi apro ed espiro giù, scendo con il gomito. Inspiro ancora, cerco di guardare verso il soffitto ed espiro morbidamente, mi chiudo. Ancora un paio di movimenti. Respiri profondi. E da qui torno e inverto, scendo. Con il mio avambraccio sinistro sollevo il braccio destro oltre la testa, distendo tutto il fianco. E da qui porto la mano aperta dietro la nuca, un inspiro, cerco di aprire ancora di più il torace ed espiro, scendo con il gomito verso il ginocchio opposto. E continuo al ritmo del mio respiro. Cerco di espandermi, di fiorire insieme al movimento. Ed espandere al contempo il mio respiro, ossigenare ogni cellula del mio corpo. E da qui lentamente sciolgo e torno al centro. Da qui mi distendo di nuovo lungo sul letto e avvicino il ginocchio destro al petto con il piede attivo, flesso, e vado a disegnare aiutandomi con le mani dei cerchi in un senso e nell'altro per andare a muovere e risvegliare anche un po' l'articolazione delle anche. Scioglierla un pochino, magari avendo dormito girati da un lato o solo dall'altro. Possiamo accusare dei fastidi, soprattutto al mattino. Da qui avvicino ancora un pochino di più il ginocchio al petto
Incrocio le mani dietro il ginocchio o al polpaccio, dove riesco, e provo a stendere un pochino la gamba verso l'alto. Non è necessario stenderla completamente, ma avvertire un po' di allungamento nella parte posteriore. Nell'espiro piego di nuovo il ginocchio e inspirando ancora la vado a distendere. Espiro, ritorno e inspiro, distendo verso l'alto. Espiro, lascio andare e vado ad avvicinare questa volta il mio ginocchio sinistro al petto. Anche qui vado a ricreare dei cerchi, a muovere nello spazio intorno a me, aiutandomi con le mani. Vado a massaggiare in questo modo anche la zona lombare. Mi muovo in un verso e nell'altro, ogni volta con dei cerchi sempre più ampi. E di nuovo da qui, come prima, vado ad incrociare le mani dietro il ginocchio o il polpaccio dove riesco e inspirando lentamente provo a distendere finché posso un pochino la gamba verso l'alto. Che qui aiutiamo la nostra circolazione, il nostro sistema linfatico. Andiamo a risvegliare tutte le energie del corpo. Non devo avvertire dolore, ovviamente, quindi posso mantenere il ginocchio un pochino flesso. Espiro, piego di nuovo la gamba ed inspiro, provo ad allungarla di nuovo, magari a guadagnare qualche millimetro rispetto a prima. Ed espiro, riporto entrambe le gambe piegate. Vado ad incrociare la gamba destra sopra la sinistra, apro le braccia a candelabro. E faccio scivolare le ginocchia verso sinistra. Con la testa invece guardo alla mia destra. Sento questa distensione e questo allungamento anche nella parte bassa della schiena, nella mia zona lombare. E da qui torno e cambio gamba sinistra, incrocio sopra la destra, cado con le ginocchia verso destra, lo sguardo dal lato opposto. Il petto e il torace rimangono sempre bene aperti. Anche qui cerco di non forzare, ma di adagiarmi lentamente nella posa. Respiri sempre calmi e profondi. Se avverto fastidio o tensione, è lì che porto il mio respiro. E da qui porto entrambe le ginocchia al petto, mi abbraccio e vado ad ondulare avanti e indietro, massaggio la mia colonna e mi riporto seduto, pronto per iniziare la mia giornata. Namaste.